anche in questo caso, quindi, le forme liquide di levotiroxina possono essere di grande aiuto. Due grossissime novità. Una è l'elicobat, due è questa meravigliosa soluzione liquida che realmente fa sì che si adatta la terapia alla persona. Quindi sicuramente quello che noi chiamiamo la compliance. Cosa vuol dire? Che quando io al mio povero paziente do 10 medicine, sarà difficile che il povero paziente le assuma tutte e 10. Quindi meno medicine gli do, più il paziente riuscirà a fare la terapia. A maggior ragione se riesco a dargli una medicina, veda per esempio la levotiroxina liquida, su misura del paziente. Sicuramente il paziente ne avrà un grandissimo beneficio e sarà molto più semplice per lui assumerla. Quello che le dicevo ancora una volta è molto giusto, in quanto questi pazienti a cui, tra virgolette, la terapia non funziona, come le diceva, al 50-60%, quindi vuol dire 60 volte su 100, è dovuto alla presenza di questo batterio, per cui questo si deve aggiornare facendo prima un test di screening per questo batterio a tutti, indistintamente i pazienti che soffrono di ipotiroidismo. Questa è una good news, come dicono in inglese, una bellissima notizia per chi soffre di ipotiroidismo. Quindi chi assume questa meravigliosa levotiroxina liquida e ha, mi passi il termine, la fortuna di avere questo batterio, andrà meravigliosamente bene nei prossimi 50 anni della sua vita.